Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Resident Evil 4 Remake. Sacrificale. Riceverai il nostro corpo più sacro. Ha inizio adesso. All'alba tu ti unirai al nostro culto, accolto dalla mia benedizione per sempre. Signori, qui l'effetto della somministrazione inizia a farsi sentire, eh? La barchetta sta affondando. Va bene, va bene. Allora, ripartiamo dal nuovo capitolo. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete per supportare serie e canale. E mi raccomando, non siate parsimoniosi. Qui, dai, io col supporto e anche commentino tattico, eh? Sentiamo la signora, va. Eccola. Condor 1 a Nido, mi ricevi? Condor 1. Sei stato in silenzio radio per 3 ore. Va tutto bene? Sì, sto bene. Non succederà più. E la chiesa? Sto ancora cercando una specie di chiave. Con quale lo sta avanzando? Almeno stai bene. Chiudo. Almeno stai bene, chiudo. Aspetta che ti rispondiamo. Non è che stiamo così bene, insomma. Però ce lo facciamo andare bene, signori. Vediamo un attimino. Siamo arrivati alla riserva. La rimessa delle barche. C'era naturalmente la parte centrale del lago con un po' di tesoretti. Qua del tesoretto. Qua è un'altra zona, diciamo, da spippolare. Cioè, bisogna spippolare tanto, tanto. Pian pianino. Mi ricordo che però la parte del lago dobbiamo stare accorti, perché c'è la problematica anche di potersela anche perdere. Cosa che naturalmente accadrà, perché figurati. Il cappellino mi sa che qua, insomma. Vabbè, comunque la testa l'abbiamo vista, che effettivamente non ce l'aveva il tipo che hanno buttato in acqua. La divisa c'era, il colore era quello, quindi direi che... Aspetta, apriamo prima questo qua. Siamo un po' pienotti di roba, ma insomma va pure bene, per carità. Meglio avercene che non avercene. Però qua non si vede niente, qua necessitiamo di luce. Allora, teniamo d'occhio la situazione, diamo anche una zoomatina, perché abbiamo queste strade che si ricongiungono le une alle altre. Qua è che potremmo fare così. Cos'è che stai facendo qua? Sento anche delle chiacchiere, quindi attenzione, vediamo anche se c'è. Mi sta piacendo sto Resident Evil 4, signori? Io, abbiate pazienza, sto cercando di registrare un po' di seguito per organizzarmi, anche perché è un periodo un po' particolare, quindi stanno giorni in cui ci sono degli imprevisti clamorosi, cose, quindi influenze varie ed eventuali. Questo ce l'abbiamo già, però. E vorrei... Vabbè, facciamo una cosa, amori, passiamo di qua. Torniamo indietro, andiamo all'altro vicoletto. Attenzione, bravo. Ok, allora. Qua riusciamo a vedere se c'è qualcosa. Pare di no, però. Vabbè, facciamoci sta stradina, che era una strada chiusa. Gente che sta fregando, quindi. In notturna, lasciate. Esagire, niente di buono. Allora, vabbè, torniamo indietro. Facciamoci... Aspetta, là c'è una piantina. Ok. Questa magari la possiamo anche andare... insomma, ci sarebbe quelle due verdi insieme là. Vabbè, per mo teniamocela così, poi vediamo. La situazione che... Come sempre, fidarsi. Cosa? Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ah, salve. Merda. Direi anche che un pazzo ce l'abbiamo, signori, usiamo in alcuni casi.
Ma che cazzo? Attenzione. Ho detto? Ho sentito un bestemmione, Credo. Ho sentito nominare la Madonna in vano, credo. Oh, scherzo, Non qua quando ci segnala per niente. Però il signore, insomma, ci è andato un po' pesante, Allora, fatemi vedere un attimo, perché noi qua potremmo usare questa per recuperare. Ci fa vedere. Oppure questa qui ci dà pure una barretta. Però non è così tanto. Questa qua usata singolarmente non ha gran... cioè non si può usare. Però messa insieme a quella verde ci aumenta anche un po' la barretta. Però non... secondo me è ancora sprecata così. Quindi facciamo che... a parte che ci abbiamo Atrota, scusa, che comunque ci ridà tutta la salute, quindi possiamo anche ancora aspettare un pochino. Dai, facciamo così, perché effettivamente il potenziale della trota al massimo ancora non l'abbiamo visto, a questo punto. Aspettiamo il trotaggio totale. Il conteggio del trotaggio. Allora, qui qualche sacrificio è stato fatto, Poi l'importante è che non veniamo sacrificati noi sull'altare del forastero. Tac. Figo comunque. Va bene. Lo spiccionamento qua. Andiamo con calma e circospezione, signori, che... che razza di posto è? Vabbè, fino a mo' non è che abbiamo visitato tutti i bei posticini, Mi raccomando, voi come sempre, luci spente, cuffie col volume a palla. Una specie di tempio. Sulle mani. Bravissimi. Allora. Vabbè, sì, poi proseguiamo là intanto qua. Lo stesso che ho visto alla chiesa. C'è dello smanacciare. Questa è la chiave? Allora, qui... ma io non credo, questi credo che vadano messi tra di loro. Infatti. Al momento purtroppo non possiamo mettere niente, quindi... scusate signori, ma qua... è il lago. Con il mostriciattolo, che però forse abbiamo anche spiccionato. Allora, qua questo ce l'ha segnato, la chiave della chiesa, luogo del dipinto murale. Esamina i due luoghi. Noi abbiamo, vabbè, anche questo qua sotto che è il luogo dipinto murale. Una alla volta, piano piano. Ci diamo un'occhiatina a tutto con estrema calma e circospezione. Allora, qua il bricino non ci serve, questo non ha... ok. Chiave degli altarini. Oh, bravi. Perfetto, mo' gli altarini poi pian pianino magari ce li recuperiamo. Se riusciamo a tornare indietro, qui c'è anche un contrattino. Vediamo in cosa consiste. Allora, cerco qualcuno che mi procuri un uovo di gallina dorato. A cosa mi serve? Beh, in alcuni casi è meglio non sapere... non trovi? Vendi un uovo dorato. Che credo non abbiamo ancora trovato l'uovo dorato. Ne avevamo trovati bianchi e... gialli, insomma, quelli classici, canonici. Allora, io riesco con la barca a scassare queste cose. Sai che non mi ricordo se questo mo partiva... mi sembra che la guidiamo comunque noi a piacere, sì. Più o meno. Allora, qua... è da vedersi un po' la situazione, perché qua vedete ritorniamo a quel baracchino di prima. Qua c'è questa zona che dobbiamo anche visitare per andare al murales. Poi ci stanno questi qua, dobbiamo arrivare dall'altro lato. Vabbè, facciamo una cosa, tanto poi sempre da qua dobbiamo ripassare. Potremmo... qua c'era l'altarino. Meno che io poi la barca non la devo riprendere qua. Vabbè, comunque intanto andiamo a sinistra, poi guardiamo da passo. Allora, in linea teorica dovrebbe darcela anche così, Gira, usciamo. Mi fa manovra, perché pure qua. Un po' di cose. E quelle. Aspetta, cazzo. Ah no, è comunque la zona dove dobbiamo attraccare. Va bene. Oh, pensavo già che mi avevo perso qualcosa.
Facciamoci un po' di zigzag qua. Qua è dove potevamo attraccare per andare al venditore. Ma al venditore io adesso c'ho effettivamente qualcosa da vendere. Ovviamente facciamo che lo segniamo di qua, va. Allora, prima arriviamo in fondo, poi veniamo ad attraccare qui. Aspetta, dove stiamo andando? Ok. Ah, si ripassa pure da qua e si riesce da lì al lago. Come vogliamo fare? Parcheggiare qua. Idem. Può parcheggiare anche di qua? Ah no, in realtà no. Questo non è il mio. Ok, ok. Vabbè, vediamoci prima questo qua, signori. Sto porticciolo. Tanto se riusciamo, come detto, vorrei cercare di fare prima le cose non principali, tra virgolette, ma onestamente non mi ricordo l'ordine delle cose della serie. Se fai una cosa ti freghi. Spero di non fregarmi. Insomma. Però l'altarino lo apriamo. Oh, bracciale sontuoso. Qua voglia incastona le cose, eh. Qua si incastona di brutto, signori. 4000 vale così a secco. Ci possiamo incastonare una di quelle. Una sola ce n'abbiamo. Vabbè, aspettiamo. Tanto questi non è che occupano spazio nell'inventario. Quindi non è. C'è tutta sta necessità di. Incastonare velocemente. Ok, e qui è fatta, credo. Non so. No, vabbè, andiamo qua direttamente. Tanto poi ci ripassiamo in un modo o nell'altro, anche nelle altre zone. Sì, sì. Direi di sì. Vediamo di andare al primo murales. Passo prima da qua. Aspetta, fai vedere se qua è aperto o se comunque è chiuso. Ci togliamo il dubbio. Chiuso? Ah, è chiusa. Bravo. Beh, almeno ci siamo tolti il dubbio. Sempre accorti. Qua dicono cieco, quindi andiamo a prenderci prima queste cose. Uno dei coglioni che fa male là, eh? Quando siamo stroso un po' lentino perché. Questo è tempo pure a rimettercela la freccia, quindi. Una cosa l'abbiamo aumentata, ma questo dovrebbe aumentare tanto. Tutti gli aspetti della. A cazzo. Merda. Però se vanno la mira sti pezzi di merda, eh. Oh cazzo. Zitti zitti che l'ha piato lui col. Dai, non basta. Guarda come lancia a palombelle. Cazzo di merda. Ma si è ammazzato da solo? Mi sa di sì però. No. O se n'è andato. Cazzo sì. Riesco. Vabbè, c'abbiamo quella lucetta che non aiuta. Scusa.
Fammi riprendere se riesco pure la freccia da qua. Ok. Intanto diamo una controllata prendo sta manna. Mi fa troppo ridere quando... Forastero signori, porco due. Ma non è vero, ma come lì è passata in mezzo alle... Le gambe, non è vero, non è vero. Cazzissimo. Fermi tutti. Vedi questo, il trotone signore ti recupera già tutto. Bravissimo anche il trotone. Aspetta, in questo mi lancio finalmente. Va bene, fai, fai. Aspetta che accende l'altro. Pigliagli il braccio se riusciamo. Fanculo. Madonna, in destra. Dai. Ah, vaffanculo. Ma con quale lentezza nel, nell'intestino? Attenzione, insieme. Ah. Ok. Però mo mi ha bruciato le frecce, mi sa. Le frecce quando è così non le recuperi. Ah, no, qualcosina. Ah. Ce l'ha, ce l'ha. Ok. Pensavo andassero bruciate. Che era comprensibile anche come cosa, eh. Allora, sblocchiamo la porta. Ho sentito arrivare un'ascia, eh. Vieni più vicino, Giovanò. Aspetta, vediamo dove era. Oh merda. Corri. Guarda sto imbecille del cazzo. Certo che comunque la legnosità quella non ce la toglie nessuno, eh. Aia, chi è? Ma non è vero, ma come... Com'è possibile? Con quale fisico? Vabbè. Ah, fanculo. Questa mi spara a salvo, no? Non ho ben capito. Madonna. Allora, aspetta, piano piano. Allora. Da quello poi ci andiamo, eh. Ancora. Oh, però è bravo che sta lanciando queste cose qua sopra. Dove la mignotta? Fa vedere questa, prosegue la strada. Sì, ok, poi vado sopra, dai. Ok, andiamo sopra. Mettiamo la pistola perché non so se abbiamo tempo per... Forse sì. Dipende quanti ne sbucano e da dove. Vai, accendi. Accendi, accendi. E dai, cazzo, mi fa perdere tempo. Niente, lui è così. È evasivo. È evasivo, però è pure resistente, eh. Guardalo. Sprezzante del pericolo. Ok. Allora, qua ritorniamo nella zona dove c'era anche quell'altro che stava qui. Ah, cazzo, c'era questo. Dai, me lo riscende. Vabbè. Ci ho tirato la regola. Oh, merda. Chi è? Aia! Guarda la madonna, sti pezzi di merda. Madonna. No.
Siamo pure tipo un bastardo, però. Esiste? Nel culo, nel culo. Sembri in amicizia. Attenzione. E poi ci dobbiamo fare un giro a recuperare il... rimettere in sesto il coltellasso. Ok, allora qua un po' di cose le abbiamo recuperate. Questo cos'era? Un vicoletto che me l'ero perso prima o altro? Sì, forse prima. Ah no, ok, sì, ci sta. Che abbiamo fatto il giro dall'altro lato. Va bene. Allora, ritorniamo su. Abbiamo liberato la zona. Più o meno per il momento. Pare che abbiamo liberato la zona poi. Non ne sarei così convinto. Prima di entrare qua, ricarichiamo tutto. Allora, qua seleziona premi. Vediamo che succede. Ah, proprio preme così, va bene. Dobbiamo naturalmente vedere qual è la combinations. E vediamo se troviamo degli indizi. Che sono 1, 2. Un altro l'avevo visto prima di salire o sbaglio? Qua dietro, eccolo qua. Allora, questo è uno scarabocchio, forse lo vediamo meglio da sotto. Fammi capire, può essere pure che non è... No, sembra una specie di... come facciamo? Vediamo se c'è stato questo simbolo. Nuovo, infinito, faccio, vediamo. Allora, no. Allora può essere che... questo ci sta. Questo è quello che abbiamo visto. Poi dipende pure come stanno messi, in realtà, come li vuole. Questo è quello che stava là. Ma un altro non ce l'ho. Andiamolo a vedere, andiamolo a vedere. Perché questi due si stanno così, ma non so se... dovrebbe stare l'altro, vediamo, eccolo qua. Ok. Un ordine particolare. Allora, avevamo visto questo. E che cazzo? Niente, non ci va quello. Questo. No, l'analogico comunque veramente non va. Non prende un colpo solo. Colpo 2. Cazzo, è possibile? Sti pezzi sono uno sputo. E la testa ce l'abbiamo. Ora. Un forastero! E basta, ma che cazzo è? Ma non già vedo un lavoro. Cioè, a parte rompere i coglioni a me, per carità. Può essere anche un bel lavoretto a tempo pieno. Acca la troia, puttana. Al braccio, via là al braccio. Affanculo, maestro. Senti che scoppia qua, eh. Occhio. È il braccio, io dico, perché sennò... allora, quelle cose sono troppo... Affanculo. Affanculo pure a te. Capitano. Certo, sono troppo coriacei, signore. Va bene tutto, ma è una settimana e mezza. Fanculo. Ok. Ora penso che da qui abbiamo visto tutto, giusto? Io credo di sì.
Direi di andare alla barchetta. Dalla barchetta, vabbè, potremmo andare qua a posare la capoccia, ma non credo che sia anche neanche così strettamente necessario. Possiamo ritornare qua. Poi potremmo anche fare il giro, però magari dal venditore qualcosina lasciamo. Qua non so se c'è qualche pertugio per scendere qui, anche se questa dovrebbe essere la zona che avevamo... No, non l'abbiamo vista. Qua perché ho lasciato il tesoro? Ah, ok, era una lanterna. Cazzo, non ci avevo fatto caso quando siamo venuti. Vabbè, lanterna. Alessandrite, brava, bellissima. La mettiamo nel braccialozzo poi. Ok. A questo punto due option. Torniamo qua. Sono di là. Attacco punta di qua. Se può fa. Ci siamo, signori. Approfittiamone. Era lì sotto, dritto per dritto. Non cadiamo magari. Era questo. No, questo non avevo proprio visto in realtà prima. Vabbè che non c'avevamo i pezzi, però. Ce ne manca ancora uno, infatti. Ma poi li possiamo ordinare? Non lo so. Quindi il tesoro chiuso era questo. Ok, ok. Da qua poi... Allora, io direi di andare prima... Vediamo qua al centro del lago. Cosa si riesce a recuperare. Tanto ho pescato qualcosina nel mentre. Pesciolotto discretamente massiccio. Che era? Pesce trota, persico trota, persico trota. Pesce trota. Ah, quello grande che sono già mangiati. E scusa, qua come facevo a. Ah, ok. Perfetto. Dove sta? Questa cosa piccolina qua. Porco due. Vabbè, però la posso mandare al deposito, poi vediamo. Poi vediamo. La red non me la ricordo particolarmente performante, eh. Mo può essere io che mi ricordo male, ma non mi ricordo di averla usata granché. Può essere? No, più che altro perché poi vabbè, investendo anche modifiche a uno, modifiche a un altro. Per carità, togli le modifiche, come hai detto, se ti rivendi l'arma te li ridà praticamente quasi tutti. Aspetta, poi però tu giochi l'arma, nel senso, vuoi la ricomprare, eccetera, eccetera. Oh, qua ci stanno un sacco di polli, quindi qua può essere. Che le uova. Dovetto d'oro ci uscirà? Dai, non credo che ci entreranno nell'inventario, più che altro perché eccolo qua. E gli altri glieli lascio di ovetti, signori. È inutile che ci stiamo a caricare uova, che tanto non abbiamo neanche tutto sto spazio. Salute ce l'abbiamo. Anche munizioni, volendole fare, non... Vabbè, non le posso assegnare scelta rapida. Vabbè, io le lascio così. Gliele lascio a loro le ovette, nel caso se ci servono. Allora, vado un attimo dal venditore adesso, dai. Ho dei nuovi allora... benvenuto. Ho delle rarità da offrirti, straniero. Batacchio preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere. È proprio così che ti voglio. Ottimo lavoro. Cosa c'è in più? Lanciarazzi. Oh, dai. Ai soldi o alla tua vita? Una scelta facile, amico. Tengo la valigetta. È abbastanza grande, ma le dimensioni non contano, giusto? Fai. Dipende. Allora. Il fatto è che
Vabbè, comunque, innanzitutto... Benvenuto. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Ah, ho la schiena a pezzi. Siamo invecchiati ormai, c'è poco da fare. Stonata con le gemme sono soldi, calcio TMP. Questa è la pistola. Valigetta nera, aumenta la probabilità di ottenere risorse. Non serve nient'altro? Buona fortuna a te, straniero. Allora, fammi vedere una cosa. Punisher così è, vabbè, 1,40, 15, 1,20. Torna presto a trovarci. Faccio un attimo così. Fammi vedere una cosa. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Ricordo che era molto di potenza, ma c'era qualcosa che non quadrava. Le tue armi sono in buone mani, amico. Lascia fare a me. Allora, vediamo. 1,40. Capacità 15, vabbè, quello si vede. Cadenza di tiro. Forse era molto lenta nello sparacchiare. Danno lo faceva, per carità. Però, beh, 1,50. Questo 1,40 è già massimo. Questo fa un po' più di danno senza migliorarla. Onestamente non so se mi ci troverai bene. Non so se mi ci troverai bene. Per carità, si può provare, però. Beh, fai come credi, straniero. Insomma. Prendo il pompazza per ora. Per quanto riguarda invece queste qua, allora, questo. Possiamo incastonare due di queste. Facciamole uguali, ma... Ehi. Benvenuto. Ci siamo ripagati la valigetta. Grazie. In realtà potremmo riscattarla, dai, quella dove ci possiamo mettere magari tre rubini. Dai, faccio così. Oh, sapevo che... Direttamente tre rubini. Più 3.000, questo quant'era? 4.000. Ah, bonus colori! Ah, vaffanculo, io non pensavo valesse di più se... è stato stronzo io allora. A quel punto ce ne metto due. Benvenuto. Che vuoi comprare? Niente, ti vendo questo. È stato un ottimo affare. 61.000 adesso di potenza. Di potenza. Magari questo lo continuiamo a utilizzare. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. No. Può fare la differenza magari... tra la vita e la... Che te ne pare, amico? Un esperto come te dovrebbe notare subito la differenza. Potenza, vabbè, comunque la coltellata quella. Posso fare altro per turno? Basta, dai. basta. Va bene così, va bene così. Allora, niente, adesso signori, andiamo dall'altra parte del lagozzo. Andiamo, va. Lisciato il molo. Abbia fede, vai che ce la fai. Ok. Peccato che nel deposito non si possano lasciare tante altre cose che avrei voluto lasciare, ma... È un po' limitata questa cosa. Ma va bene. Allora, occhio. E teniamo bene d'occhio qua quello che abbiamo a disposizione a livello proprio de spazi. Quindi prima passiamo qua dietro, che è strada semichiusa. Ma già c'eravamo passati prima, quindi non c'è niente da addocchiare. Thank you.
Chiavi però mi sa che non ce l'abbiamo. Porca troia. Vabbè sì, andiamo pure qua. Questa sì, vabbè, la foto che avevamo visto. E sempre con un po' di calmina, che non si sa mai qualcuno che vuole fare il birbacciono. Allora, anello con rubino. Diario di un anziano. 3 anni fa la mia beneamata figlia si è spenta subito dopo aver dato alla luce suo figlio. Da allora il bambino è cresciuto notevolmente, è molto curioso e dotato di una grande sete di conoscenza. Cerca sempre di seguirmi quando vado a caccia, non posso perderlo di vista un attimo. Ogni volta che ci addentriamo nella foresta mi chiede di raccontargli una storia. È un grande appassionato di Don Chisciotte. Anche se è ancora piccolo è molto sveglio e ha un grande spirito di osservazione. Se non fossimo bloccati qui sarebbe potuto diventare un accademico. Sono stato uno stupido imprudente, avrei giurato di aver colpito il lupo dritto alla testa, invece mi si è avventato contro. Sono riuscito a rientrare alla baita, ma la ferita è gonfia e scura. Non sopporto la vista dello sguardo preoccupato di mio nipote. Il mio corpo si muove da solo e sento delle voci nella testa. Sto forse impazzendo? Non posso morire adesso e lasciare da solo il ragazzo. Mio Dio, ti prego, proteggilo. Allora, qua avevamo lasciato ste cose, quindi... racconto di questo anziano, di questo bimbo prodigio che... Allora... Attenzione qua quando riusciamo che... qua vabbè la chiave non ce l'abbiamo. Quindi. Prima avevo visto passare uno ma... Eccolo qua. Il fatto è che non posso correre, se ci mette a correre va bene. Allora, qua non so anche per quanto riguarda le strade, se ci volessimo fare un recappino. Qua è quello chiuso, come detto. Qua c'è l'altarino, porta con stemma, che andiamo a aprire. Noi dobbiamo andare comunque lì. Quindi. Non posso vedere qua. Posso andare qua sopra abbastanza velocemente. Prima che quello rigira. Però non te puedes esconder. Me posso nasconder, che ne sai tu, giovano? Perché sta morto? Me posso nascondere, non ti preoccupare. Allora. Tac. Piano piano. Un po' di cose ce le togliamo. In sospeso. Ah, quasi sale poi. Prima di qua allora. C'è qualcuno in grado di pescare per me il pesce gigante che vive nel lago? L'olio di pesce può essere utile per tante cose. Questa foto dovrebbe aiutarvi a trovarlo. No, l'ho visto, stava vicino alla cosa dei polli. Mo sono passato, l'ho preso perché non serviva. Cioè non serviva, non avevo spazio. Persico trota gigante. Uno me lo so pure magnato. Ah, vaffanculo. Vabbè, ci ricapiterà, dai. Uno me lo sono mangiato appunto perché non avevo spazio. Ho detto vabbè, non ce lo mangiamo. Devo vedere anche se avremo poi spazio per portarlo. Attenzione che qui insomma. Che cazzo succede qui? Non so se vuoi togliere la sapim. No, eh. Vabbè, tanto per... Meglio legata, anzi, se mai poi... Se resvia incazzata.
qui siamo nella zona dell'altare della foresta. E c'è qualcuno che è stato altarizzato. Oh, la chiavetta piccola ci serve. Perfetto, la usiamo subito qua dietro. Vediamo anche se c'è dell'altro. Pare di no, in realtà. A parte l'erbetta, attenzione. Ah, lasci l'erbetta. Ah, via. E magari la... No, la teniamo così. Posto? Allora, madonna che stile comunque. Non si fa male il ginocchio. Vabbè. Niente, ok. E... Oddio, che era sto rumore? Che birbaccione. Lupi. Sì. Eh no, lupi, andiamo con la pistola. Dove cazzo vai con la frecciazza? Non ce la facciamo. Guarda che dentini. Che cazzo ce lo mette? Andiamo col pompazzo. Uè. Porca troia, mi ci sono messo pure io davanti. Aspetta, prima. Come il cane, signori. No, no, no. Porca la troia. Abbiamo sprecato un po'. Qui. Ehi, cazzo, non ci voleva. Vai, vai. Un po' di colpi in realtà li dovrei avere la possibilità di rifarli per il compasso, se non vado errato. E vedendo un po' lo spazio, allora novetto, questo ci recupera un po' di più. Vabbè, mangiate tutti e due sti cazzi, ci lo metti. L'ovetto d'oro che avevamo venduto, il pompazza mi sembra con... Ah no, sempre con gli altri che non abbiamo però. Isto, isto, è vero. No, sacchettini piccoli non ce li abbiamo. Vabbè. Allora, tornando a noi, dicevamo... Possiamo andare, qual era? Questo c'era l'altarino, qua c'era il cassetto chiuso, l'altarino. Si vede che... Penso che non c'eravamo arrivati ancora. Quindi. Bracciale di perle, va bene, se sono. Andiamo alla... cassettino che avevamo trovato qua. Vai. Perfetto. Barra d'oro. Allora vediamo, questa è tutta roba che si vende così a secco, giusto? Braccetto decorato con grosse pere può essere solo venduto. Questo 6.000 valeva. Questo 10.000. Ok. Vabbè, un po' di soldi ce li facciamo. Poi per carità, mi ricordo che c'era qualcosa di costosino. Bastava poco per per vendersi l'anima e tutto. No signori, quello che gli ho portato era quello grande. Lui voleva quello gigante. E questo. Giusto? Cazzo. No, mi ha fatto troppo a bomba la manovra. Questa. Ecco. Persicotrota gigante. Gli avevo portato quello grande, non gli andava bene, signori. Questo è tignoso, vuole il pesciolone gigante, mica grande. Non si accontenta, è vizioso. Sbagliato strada, sbagliato strada. Sbagliato tantissimo strada. Scusa.
E vabbè, vediamo questo, torniamo là e via. Intanto quegli altri che c'avevo comunque gliel'ho venduti, almeno due spicci. Ho venduto pure un po' di gioielli che avevamo incastonati nelle tasche. Non abbiamo mai spazio, porco due. Che noi siamo ossessivo compulsivo e raccogliamo qualunque cosa. Abbiamo una bella selezione di articoli. Via di sta bella selezione di Trotona. Perfetto. Sei un vero professionista. Allora. Potremmo prendere qualcosa di queste? Ah, ho la schiena. Per carità, questo è poi. Siamo invecchiati ormai. C'è poco da fare. Però non lo so. Sono sicuro che poi ci serviranno. Però, chi se ne frega, signori? Valigetta. Ma noi c'avevamo altre cose. Scusa, modificare la valigetta. No, quelle sono. No, quella rossa mica ce l'avevo. Però se cambio valigetta mi tieni i bonus. Probabilità di ottenere risorse aumentata. Questa che c'aveva, niente. Probabilità di ottenere munizioni per pistola aumentate. Effetti valigetta. Ah, probabilità bonus creazione munizioni. Piante verdi. Ma insomma, non saprei. Vabbè, andiamo. Allora, già che ci stiamo qua di fronte al venditore e il capoccione, glielo lascio. Permette? Poi eventualmente andiamo a prendere anche l'altro da mettere qui nell'altra manona. Va bene, andiamo. Comunque, andiamo a recuperarci anche l'altro baracchino che dovrebbe essere qui. Qui c'è anche il simboletto sulla... Occhio, che qua... Nello stretto. Aspetta, fammi manovre qua. Mi scusi. Pescetti non ci servono, restiamo parati. Soprattutto la valigetta qua ci vuole... Altro che valigetta. Allora, diamo un occhio in giro anche poi. Pesetas, allora qui abbiamo i simboletti. Andiamo anche su. Cerchiamo di memorizzarli. Non mi dire che mi serve. Ok, no, perché non ce l'avevo un'eventuale chiavetta. Allora abbiamo quei simboletti sotto. Questo e questo. Ok. Questo si combina così a tre. Questo dovrebbe essere... Ah, è vero, si combina a quest'altro, allora. Niente, sì, vediamo se me ne ricordo. E... Allora. Questi... Troia. Non mi ricordo uno di questi, me lo so perso. Allora, questo ce l'abbiamo e va bene. Questo pure. Becca che questo non... No, è vero, questo l'ho sbagliato totalmente. Memoria, portami via. No? Allora, aspetta. Avevamo questo. Scetti qua. Ma che se fa così con queste cose? A ricordi. Via via che so soldi. Munizioni carabina che non abbiamo. Va bene. Non ho la chiave. Non ci serve la chiave. Oh, pezzo esagonale che era l'ultimo che ci serviva per quell'altro. Quindi poi adesso ci andiamo a facciare anche lì. La testa del blasfemo che ce la portiamo. Adesso possiamo andare a prendere la chiave della... chiesa. E... ok, qua dietro c'era qualcosa. Yes, perfetto. Allora, adesso possiamo andare ad utilizzare anche il la cosa esagonale che stava comunque vicino al
venditore qua se non sbaglio. Approdati. Andiamo a piazzare pure sta cosa qua. Ok. Ora come... Ah no, ok, allora. Momentino che dobbiamo lavorarci su. Ma questi ci abbiamo incastrato lì così, un po' problematico. 1, 2, 3. Quei due dovrei girare, ma. Allora mi aggancio a quello. Quello mi frega, sti cazzo di cose qua sopra. Allora facciamo una cosa così. Poi rimetti questo qua. Metti questo così. A posto. Perfetto. Idolo immorale. So soldi. 15.000, sì. Quell'altro ci serve una gialla per fare. La potremmo prendere anche con gli spinelli che c'ha. C'è la scambia una gialla per farla valere un po' di più. Però vediamo, dai. Tanto andiamo a prendere la chiave della chiesa. Ok, eccoci qua. Capocciona. Tiè. Perfetto. Stemma della chiesa. Ora. Ah. Condor 1 a Nido. Ho trovato la chiave della chiesa. Ok. Ora raggiungi Aquila Reale. Giusto. Non perdiamo tempo. Ora vado. Condor 1, chiudo. Giusto che te l'ho dovuto dire, lo sapevo. Ok, adesso ci rifacciamo la strada. Sto andando verso la rimessa delle barche inutilmente, tra l'altro, perché... dobbiamo ritornare alla chiesa, quindi... quindi ci dobbiamo fare un bel viaggio, perché dovrei in realtà tornare qui e rifarmi questa strada, giusto? Vabbè ragazzi, facciamo una cosa. Io qua al venditore ho venduto un po' di roba. Anche quella lì ho preso con gli spinelli la cosa lì, la gemma gialla, così l'ho incastonata nella baracchina che gli ho venduto. Abbiamo un bel po' di moneta, ma voglio aspettare un pochino prima di acquistare potenziamenti, potenziare altre cose, insomma. Vediamo un pochino. Così direi che ci possiamo salutare qua con questo episodio. Ragazzuoli, mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare la serie e canale. Prossimo appuntamento, si torna in chiesa. Si torna alla chiesa, arriva alla chiesa, non c'aveva mai la chiave prima. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Questa Reale.